E proprio così stavo dicendo con Dio, dove non c'è una via, Egli ci fa vedere una via. Dove non c'era acqua con Agar nel deserto, tutto a un tratto Dio disse, guarda che c'è un pozzo qui. E così dissetò lei con il ragazzo per vivere. Con Dio possiamo aspettarci di tutto. Io spero che tu ogni volta che ti accosti a Dio col cuore, ogni volta che vai a Lui, vai sempre con la fiducia che ci sia qualcosa di nuovo, un'idea, un consiglio, una parola, un atto, una guarigione, una liberazione. Risposte sempre. Quando andiamo a Lui ci sono sempre delle cose speciali, e così vogliamo andare anche stasera. Tu forse hai qualche bisogno di non sapere come ti devi muovere in certe circostanze, in circostanze che ti trovi in questo momento, ma Dio ti può dare un'idea, e quella idea è la risposta di Dio, che supera tutti i pensieri che hai avuto fino a che Lui ti ha dato quella idea. Quando andiamo al Signore succede sempre così. Davide, quando doveva affrontare delle battaglie, andava al Signore, si fortificava. Che cosa vuol dire fortificava? Si faceva i muscoli? Sicuramente no. Si fortificava interiormente per comprendere e farsi dire da Dio come doveva fare e le strategie che doveva seguire. E lui da quel momento partiva per la fede, perciò dobbiamo esercitare la fede. Per la fede seguiva passo dopo passo le indicazioni che Dio gli indicava. Quando noi leggiamo queste cose nella parola del Signore, non è che Dio scendeva ed era uno che ci parlava così, era lo stesso Dio invisibile che per lo Spirito Santo parlava al suo cuore e così ci indica come proseguire. Bene? Aspettiamoci grandi cose anche stasera. Se abbiamo quella predisposizione interiore, Lui opererà in un modo speciale. Perciò preghiamo insieme il Signore. Andiamo a Lui con tutto il nostro cuore. Mettiti insieme con me. Separiamo questo tempo per onorare Dio. Consacriamolo a Dio. Impegniamoci col cuore e lasciamo le altre cose. Dopo facciamo quello che dovremmo fare adesso. Però così ci nutriamo. Preghiamo insieme. Signore, veniamo a te insieme con la sorella, col fratello, quelli che siamo insieme, e ti chiediamo di assisterci in questo culto, di ungere la tua parola, di parlare ai nostri cuori per mezzo dei cantici, per mezzo della tua parola, per mezzo dello Spirito Santo. Alimenta ciò che è di tuo in ognuno di noi. Te lo chiediamo insieme e di pari sentimento. E a te, Padre, diamo lode, onore e gloria ora e sempre. Amen, amen, amen. Gloria sia resa a Dio. Amen. Vogliamo continuare con un altro bel canto? È il numero 751 che dice noi lodiamo te e vogliamo lodarlo veramente con tutto il nostro cuore. 751. Innalziamo te, adoriamo il nome.
Gesù è il nostro re. Il tuo volto noi vedremo senza veli. Aspettiamo il ritorno tuo dal cielo e lodiamo te. Noi innalziamo te, adoriamo il nome tuo, Gesù. Noi saremo un giorno davanti al trono tuo e ti adoreremo per l'eternità ed ammireremo il tuo splendore. E in attesa di quel giorno noi siamo qui radunati insieme per lodarti, Gesù, aspettando la gloria lassù. Noi lodiamo te e innalziamo te, adoriamo il nome tuo, Gesù. Regni lassù, grande sei tu, solo tu, Gesù, sei il nostro re. Vedi, aspettiamo il ritorno tuo dal cielo e lodiamo te, noi innalziamo te, adoriamo il nome tuo, Gesù. Il tuo volto noi vedremo senza veli, aspettiamo il ritorno tuo dal cielo e lodiamo te, noi innalziamo te, adoriamo il nome tuo, Gesù. Andiamo a continuare con il numero 725 che dice: dal cielo scende la benedizione. E noi così vogliamo rivolgerci al Signore con tutto il nostro cuore. Alleluia. 725. Al cielo scende la benedizione. Alzo gli occhi al cielo e so che tu sei là.
so che tu sei là. Alzo le mie mani e tocco la realtà. Io ti adorerò in spirito e verità per l'eternità. Vogliamo continuare con il numero 802 che dice: Spirito di Dio, riempi mia vita, riempi mia anima, riempi tutto di me. Vogliamo proprio così cantarlo col cuore al Signore. Cantiamolo insieme. Spirito di Dio, riempi mia vita, riempi mia anima, riempi tutto di me. Spirito di Dio, riempi mia vita.
Vogliamo continuare con il numero 855, che è come continuare lo stesso canto, dice la tua presenza. Vogliamo proprio desiderare questo, tutte le altre informazioni ci aiutano, la parola di Dio ci aiuta, ma quando sentiamo la sua presenza è tutt'altra cosa, benedetto sia Dio, e la possiamo sentire. Invochiamolo col cuore mentre cantiamo questo bel canto, 855. Voglio gustare la tua presenza, sentire che sei qui vicino, sentire il calore delle tue mani, nel luogo santissimo voglio restare e aspettare con pazienza, Signore, le tue promesse, senza mai stancarmi, annoiarmi di aspettare, e sentire in silenzio con gioia la tua dolce voce, ed aspetto qui davanti a te. Voglio gustare la tua presenza, sentire che sei qui vicino, sentire il calore delle tue mani, nel luogo santissimo voglio restare. E aspettar con pazienza, Signore, le tue promesse, senza mai stancarmi, annoiarmi di aspettare, e sentire in silenzio con gioia la tua dolce voce, e ti aspetto qui davanti a te. E aspettar con pazienza, Signore, le tue promesse, senza mai stancarmi, annoiarmi di aspettare, e sentire in silenzio con gioia la tua dolce voce, e ti aspetto qui davanti a te. Vogliamo cantare insieme il numero 515, volgi lo sguardo a Cristo, e vogliamo proprio così guardare verso di Lui, perché da Lui viene tutto quello che noi abbiamo bisogno. Sai, c'è un verso che dice, senza di me non potete fare nulla, perciò noi dobbiamo guardare a Lui, come ho detto stamattina, che è seduto sul trono della grazia, alla destra di Dio. A Lui quando guardiamo i Suoi insegnamenti, a Lui quando guardiamo come si muoveva, Lui prese a fare, ad insegnare, e a Lui per ricevere nutrimento, soccorso e risposte. Il punto di riferimento che Dio ha voluto lasciare per non confonderci, poi tutto il resto trova il tempo che trova, ma come punto di riferimento Dio non confonde mai le persone. Sì, Gesù Cristo è il centro dell'universo, tutti possiamo guardare a Lui, tutti, dovunque ci troviamo e per qualsiasi bisogno, perché Lui è la risposta di Dio per noi. Cantiamolo insieme, volgi lo sguardo a Cristo.
sincerità, santità. Passar dalla morte alla vita, potrai con Cristo il Signore. Il mal non avrà più potere su te e sarai vincitore. Volgi lo sguardo a Cristo, contempla la sua bontà e le cose qua giù non le scriverai più alla luce di te. Gesù nel Vangelo ha promesso vittoria e salvezza può dare. Accettalo al mondo che muore, potrai la sua grazia annunciare. Volgi lo sguardo a Cristo, con vogliamo fare proprio così, vogliamo rivolgere il nostro cuore al Signore in preghiera, che parli ai nostri cuori mentre siamo nella Sua presenza. Preghiamo insieme. Signore, veniamo a Te insieme con il fratello, la sorella, tutti quelli che siamo in Tua presenza, Signore. Ti ringraziamo per la possibilità che ci dai di venire a Te, di volgere lo sguardo del nostro cuore, perché siamo certi che in ogni bisogno Tu sei la risposta. E perciò affidiamo a Te la nostra vita, affidiamo a Te il nostro cuore, affidiamo a Te le nostre famiglie, affidiamo a Te tutta la Chiesa universale, affidiamo a Te tutti coloro che siamo insieme nella sfera di parole di vita. Affidiamo a Te, Signore, coloro che si trovano nelle prigioni, che non hanno, Signore, la possibilità di partecipare ai culti, ma grazie perché Tu Ti stai servendo di questo mezzo per portare anime a Te. Signore, che la Tua benedizione si abbassi su ognuno mentre siamo nella Tua presenza. Signore, sì, Ti ringraziamo per quello che Tu stai facendo attraverso questa emittente. Grazie, Signore, per quante anime Tu ci permetti di raggiungere ogni giorno, ma noi vogliamo sempre di più, Signore, perché noi sappiamo che la Tua parola, che porta la Tua presenza nella nostra vita, è la Tua parola che, fecondata dallo Spirito Santo, cambia la nostra vita. Noi Ti vogliamo rendere lode, onore e gloria. Ti preghiamo, Signore, per una unzione speciale sulla Tua parola, sulla mia vita mentre amministro la Tua parola. Prenditi il tutto di me, svuotami di qualsiasi cosa. Prenditi la mia mente, il mio cuore, il mio essere, la mia voce ed annuncia la Tua parola perché possa penetrare in ogni cuore. Ungila, Signore, per noi che siamo insieme
e per quanti riascolteranno la tua parola su tutti i social, dappertutto, in tutto il mondo, che lo Spirito tuo Santo accompagni con la tua santa unzione la tua parola, che dove arriva possa parlare ad ogni cuore, possa convertirci a te. Guida questa tua parola e parlaci. Te lo chiediamo tutti insieme nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. C'è un verso nell'Antico Testamento che c'è questa parola: ricostruiamo le mura di Gerusalemme. In Neemia capitolo 2, verso 17, dice così: allora dissi, voi vedete in che misera condizione ci troviamo. Gerusalemme è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco. Venite, ricostruiamo le mura di Gerusalemme e non saremo più nella vergogna. Questa è un po' la figura della Chiesa formale, la Chiesa di Gesù Cristo, quella che vive nell'atmosfera della presenza di Dio, non vive così, ma la Chiesa formale vive in uno stato di abbandono, di miseria in questo tempo. La Chiesa professante formale, c'è da rifare un po' di tutto. C'è da ricostruire il muro della preghiera, l'aderenza alla parola di Dio. Soprattutto bisogna costruire le mura della nostra fede, perché quando noi siamo disgregati e non abbiamo una comunione con Cristo e solo con Cristo, la nostra fede non è fede in Dio, non è la fede nell'Iddio vivente. È credere a tutto e alla fine non crediamo a niente. Oppure quando diciamo di non credere a niente, crediamo a tutto fuorché alla parola del Signore. Perciò abbiamo bisogno di ricostruire. Abbiamo bisogno di ricostruire la nostra fede, costruita su Cristo e quello che ha fatto per noi sulla croce, perché allora vediamo la nostra fede, la nostra casa che si costruisce. In realtà, se leggiamo quello che dice Gesù in Matteo 7,24, dice che in realtà noi dobbiamo mettere in pratica ciò che dice Lui, ma quando noi mettiamo in pratica tutto quello che ci viene sotto mano, allora, perciò chiunque ascolta queste mie parole le mette in pratica. Il segreto sta nel mettere in pratica. Sarà paragonato ad un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. Alla Chiesa artificiale, alla Chiesa formale, manca la pratica di quello che dice Gesù. Ho detto questa mattina, da una ricerca fatta da una università cristiana, il 58% in America, il 58% dei credenti non credono ad un'unica verità, cioè questa è la verità e questa è la verità. Ognuno crede secondo il suo modo di pensare ed interpreta anche la parola in un modo che gli piace di interpretarla. E questo porta lontano da quello che Gesù dice,
perché non mettendola in pratica è qualcosa tanto superficiale che non ci resta nulla. È come fare il buco nell'acqua. Come resta il buco nell'acqua? Non resta niente. Così restiamo noi. Abbiamo bisogno. Manca la parte pratica. Senza la parte pratica si parla, ma non si costruisce. Ti voglio dire una cosa. Hai visto una casa che si è costruita con le parole? Se non si parte dalla parte pratica, le parole non costruiscono una casa. Io non ho mai visto una casa di parole. Invece dove c'è la parte pratica, funziona. Certo che le parole ci vogliono, ma quelle che ci aiutano a coordinare la crescita della parte pratica. Perché non bisogna stare zitti, bisogna parlare per farla secondo poi, ma la parte pratica è quella che costruisce la casa. Perché se no la casa non si costruisce. Hai visto una casa fatta di parole? Non credo. Si parla, la dobbiamo fare, ma poi se ci mettiamo all'opera la costruiamo. Se no parliamo sempre di una casa. Conosci qualcuno che ha parlato di farsi una villa da quando, prima di sposarsi da giovane, è stato sempre a casa affitto, ha fatto vecchio e non ha mai fatto la casa? Perché non si è messo mai all'opera per fare la casa. Ha fatto una casa di parole. Devo fare uno chalet. Mi ricordo uno che diceva, mi devo fare un bel chalet. Gli dava sta parola francese, tanto per dire che doveva fare, come si doveva escludere, essere diverso da tutte le case che c'erano. Ci avrà 80 anni, ma ancora la casa. Lo chalet non se l'ha fatto, è ancora a casa affitto. Perché? Perché le case di parole non si fanno, ci vuole l'impegno. In Neemia capitolo 2, verso 18 dice, e questo è bello, qui noi nella Bibbia troviamo uomini santi di Dio che ci dimostrano come crescere nella fede. Raccontai loro come la benefica mano del mio Dio era stata su di me e riferì le parole che il re mi aveva dette. Quelli dissero, sbrighiamoci e mettiamoci a costruire. E si fecero coraggio con questo buon proposito. L'originale dice, fortificarono le loro mani e cominciarono a costruire. Bellissimo. Lo Spirito Santo dice a noi, sbrighiamoci e mettiamoci a costruire la grande opera del Signore. In Neemia 1,5 dice così, e dissi, o Signore, Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e fai misericordia a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Dio del cielo, che mantieni il patto. Che patto era? Il patto che avrebbe liberato il suo popolo. C'erano state delle profezie da parte del profeta Geremia che il popolo doveva andare in cattività per 70 anni. Quest'uomo aveva fatto i calcoli e sapeva che erano scaduti 70 anni o stavano per scadere. E gli credeva fermamente in Dio, nel Dio della parola, e incominciò a pregare nel dire, tu che mantieni il patto.
Quale patto? Che tempo che il tuo popolo deve ritornare a Gerusalemme? Bellissimo. Dio del cielo che mantiene il patto. Anche noi abbiamo un patto da parte del Signore, sì? Un patto di risveglio. Negli ultimi tempi ci deve essere un risveglio. Allora, vedi, passa il tempo, ma queste immagini ci fanno comprendere che noi dobbiamo andare a Dio, ci dobbiamo mettere all'opera. Se ci mettiamo all'opera, Dio è fedele nel fare le cose che ha detto. In Atti 2, 17 e 18 leggiamo insieme che patto abbiamo noi in questo tempo. Avverrà negli ultimi giorni. Che pensi che non siamo agli ultimi giorni? Dice Dio. Che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni spanderò il mio spirito e profetizzeranno. Dio è fedele, parla della pioggia dell'ultima stagione per un grande raccolto. La risposta a chi disprezzava quest'uomo di fede, la risposta era, nel capitolo 2, verso 20, leggiamolo insieme. C'erano di quelli che volevano bloccare, allora risposi loro. Il Dio del cielo ci farà ottenere successo, noi, suoi servi, ci alzeremo e costruiremo, ma voi non avete né parte, né diritto, né memoria a Gerusalemme. Alleluia. Quest'uomo ha una grande fede, ma la fede è sempre accompagnata dalle opere. Ricordati, fratello, ricordati, sorella. Giacomo 2, verso 17, dice così. Così è della fede, se non ha opere, è per se stessa morta. Io credo, io dico, io faccio, ma le opere, la fede senza le opere è morta. Non è morta, è morta, non opere per essere salvati, attenzione, perché non siamo mai salvati per le opere, ma perché siamo salvati, abbiamo delle opere da compiere nel piano della volontà di Dio, che Egli ha preparate per quelli che hanno fede. Sono cose che dobbiamo fare noi che crediamo, perché siamo salvati. Noè aveva trovato grazia presso Dio, come abbiamo trovato grazia noi. Alleluia! Ma fu proprio Noè che dovette mettersi all'opera per costruire l'arca. Non furono gli altri, fu Noè. La sua fede, la grazia che aveva ricevuto, lo impegnava per ubbidire a ciò che Dio ordinava che doveva fare. Alleluia, gloria al Signore. Noè trovò grazia e per questo fece l'arca. Neemia, perché era un israelita. Quando nel capitolo 1, verso 3 e 4,
udì che cosa succedeva a Gerusalemme. Leggiamolo insieme. Quelli mi risposero: i superstiti della deportazione sono là, nella provincia, in gran miseria e nell'umiliazione. Le mura di Gerusalemme restano in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco. Quando udì queste parole mi misi seduto, piansi e per molti giorni fui in grande tristezza. Digiunai, pregai davanti al Dio del cielo. Se era babilonese, non gli importava niente di Gerusalemme. Se noi siamo credenti, siamo donne e uomini di fede, quando vediamo la Chiesa, che ogni giorno diventa sempre più debole, e le mura della preghiera, ho detto, non ci sono, le mura della fede crollano, le mura di che cosa crediamo, ognuno crede a modo suo, e beh, chi è che deve preoccuparsi? Non siamo forse noi credenti che ci dobbiamo mettere all'opera? Non sono quelli del mondo. Non erano i babilonesi che si preoccupavano di Gerusalemme, era Neemia, perché lui era un israelita, era uno del popolo di Dio e perciò sapeva che Gerusalemme era il punto di riferimento di Dio, il punto dove Dio ha piantato, ha messo la sua città santa. Dove si svolge la città santa, chiamiamola la capitale di Dio sul pianeta Terra. E perciò, come israelita, lui si sentiva chiamato. Se era babilonese, non si interessava di Gerusalemme. Nel verso 5 leggiamo che cosa dice. Leggiamolo insieme, dice: e disse, o Signore, Dio del cielo, un'altra volta, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e fai misericordia a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Erano passati 70 anni secondo le profezie e incominciò ad invocare Dio. Voleva vedere. Ma come si trovava? Non era proprio in grado di poter fare qualcosa. Aveva un bel posto, faceva il coppiere, era impegnato, aveva il suo impegno. Però questo fatto che si mise a cercare Dio, Dio man mano apre le porte. Leggiamo nel verso 11 dello stesso capitolo. Aveva un buon posto, ma proprio perché aveva un bel posto, Dio lo aveva messo dove poteva fare qualcosa. Signore, te ne prego, siano i tuoi orecchi attenti alla mia preghiera, alla preghiera del tuo servo e alla preghiera dei tuoi servi. Aveva già coinvolto altri che vogliono temere il tuo nome e concedi oggi, ti prego, successo al tuo servo e fa che gli trovi pietà presso quest'uomo. A quel tempo io ero coppiere del re. Aveva un buon posto. E che vuol dire? Perché abbiamo un buon posto, abbiamo meno responsabilità? Perché abbiamo delle buone possibilità, abbiamo meno responsabilità? Non è così. Non so che posto hai tu. Ma dove sei tu? Tu sei una persona importante per Dio e non ti ci trovi per caso. Nella sua sovranità Dio ti ha messo dove sei perché si aspetta che tu fai la tua parte. Anche Ester si trovava così. In Ester capitolo 4, verso 13,
Leggiamolo. E Mardocheo fece dare a Ester questa risposta: non metterti in mente che tu sola scamperai fra tutti i giudei perché sei nella casa del re. Il posto, che posto, a che posto sei? A quel posto dove sei tu, un altro non può fare quello che io e tu possiamo fare. Non vuol dire che tu sei in un posto che non è proprio come quello di Ester e neppure come quello di Neemia, che tu non puoi fare niente. Tu puoi fare. Se Dio ti ha salvato, se sei nata di nuovo, se sei nato di nuovo, tu hai tanto da fare, perché il Signore non ci ha chiamati, salvati e poi ci lascia così. Dobbiamo sempre avere due esse qui, salvati per servire, e non ci dobbiamo fermare. Per mantenere l'equilibrio spirituale, ogni credente è come quando andiamo in bicicletta. O camminiamo, o se no restiamo coi piedi per terra. Se no non restiamo in equilibrio. Se camminiamo, restiamo in equilibrio. E se diventa scuro, con la dinamo che gira, vediamo anche la strada. Diversamente, restiamo fermi. E restiamo indietro. Nella vita cristiana, per restare indietro, non dobbiamo tornare indietro. Basta fermarsi, già siamo indietro. Perciò dobbiamo camminare al passo di Dio. Quando si dice camminiamo con Gesù, noi dobbiamo camminare con Lui. Quando si dice prendete su di voi il mio giogo, vuol dire che noi, come i due buoi, dobbiamo portare il passo insieme con Lui, perché il peso lo porta Lui, ma noi dobbiamo accompagnare per fare la nostra parte. Il posto, che posto hai? Sai, a quel posto dove sei tu, un altro non può fare quello che tu puoi fare. Nel verso 14 di Ester, leggiamo insieme. Infatti, se oggi tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da qualche altra parte, ma tu e la casa di tuo padre perirete, e chissà se non sei diventata regina appunto per un tempo come questo. Tradotto in parole diverse, queste persone credevano veramente in Dio che ha tutto sotto controllo. Anche se non potevano testimoniare di Dio perché vivevano in mezzo a un popolo pagano, gli atti, il modo come si muovevano, erano dei credenti forti nell'Iddio di Israele, nell'Iddio che ha tutto sotto controllo, e loro riconoscevano Mardocheo davanti la porta e la regina dentro. La regina aveva perso anche i genitori perché era stata cresciuta da Mardocheo, suo cugino, ma in tutto questo erano degli strumenti nelle mani di Dio e loro lo sapevano. Non potevano parlare di Dio, ma agivano come per conto di Dio. Gloria sia resa a Dio. In mezzo ai pagani, ma parla lo stesso questa donna. Nel verso 16 non parla a Dio. Parla che cosa devono fare gli altri insieme con lei. Va, raduna tutti i giudei che si trovano a Susa e digiunate per me. State senza mangiare, senza bere per 3 giorni, notte e giorno, e qui c'è il segreto, sorella, fratello. Anch'io
armiamoci e partiamo. Con le mie ancelle digiunerò allo stesso modo e dopo entrerò dal re, sebbene ciò sia contro la legge, e se io debbo perire, che io perisca. Gloria sia resa a Dio. Alleluia. Cominciò a pregare, a digiunare. Non poteva dire come Neemia, che aveva detto nel verso 20, allora risposi, il Dio del cielo ci farà ottenere successo, noi suoi servi ci alzeremo e costruiremo, ma voi non avete parte né diritto né memoria a Gerusalemme. Non poteva parlare di Dio, ma lei si impegnava per onorare Dio. Gloria sia resa a Dio. Dio del cielo, non poteva dirlo, ma scese in prima persona per dire, io, le mie ancelle, facciamo così, e tu manda Susa la notizia che facciano anche loro così, per me anche, perché io devo mettercela tutta. Era disposta a morire per i giudei, suo popolo. Noi siamo il popolo di Dio adesso. Lo sappiamo. E se lo sappiamo, allora abbiamo in questo mondo, in questo tempo, una grande responsabilità. Noi siamo il popolo di Dio e ci dice anche che cosa dobbiamo fare. In 1 Pietro, capitolo 2, verso 9 dice, noi dobbiamo proclamare, ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa, per proclamare, per annunziare l'eccellenza morale, le virtù di colui che ci ha salvati e che in tutto il Vangelo dice che questo compito lo dobbiamo portare avanti noi, credenti, a tutti i popoli. In Matteo 28, 19 dice, a noi lo dice, a te sorella, a me, andate dunque, fate i miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, tutti i popoli. Noi dobbiamo proclamare le virtù, oh gloria sia resa a Dio, miei discepoli, tutti i popoli, per la formazione del popolo. Esdra è uno strumento potente nelle mani del Signore, ben collegato con Neemia, ed anche lui non si sottrae minimamente a fare la sua parte perché credeva in Dio, lo stesso Dio, e ripete le stesse parole. In Esdra capitolo 1 verso 2 egli proprio come Neemia dice, Dio del cielo, così dice Ciro, re di Persia, il Signore Dio dei cieli mi ha dato tutti i regni della terra ed egli mi ha comandato di costruirgli una casa a Gerusalemme che si trova in Giuda. Allora vediamo l'impegno. Erano in posizioni molto difficili, buone posizioni, ma avevano a cuore l'opera del Signore. E Dio mette nel cuore a Neemia, che si impegna in prima persona per le mura, e nel cuore di Esdra per costruire il Tempio, per un grande risveglio. Noi aspettiamo il risveglio? Sì o no? Abbiamo letto in Atti 2, 17 e 18,
Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni spanderò il mio spirito e profetizzeranno. Sono queste promesse di Dio? Questi avevano avvertito che c'erano delle promesse di Dio che stavano per adempirsi anche noi. Perciò questi esempi ci aiutano a non dire armiamoci e partite, ma dire ognuno di noi, nella posizione che si trova, di mettersi all'opera. Quando noi ci mettiamo all'opera, Dio continua ad operare insieme con noi. Se noi non ci mettiamo all'opera, Dio non opera e perciò siamo responsabili davanti al Signore. Dio dei cieli si mette in prima persona. Nel verso 5 del capitolo 1 dice così: allora i capi famiglia di Giuda e di Beniamino, i sacerdoti e i leviti, tutti quelli ai quali Dio aveva destato lo spirito, Signore, desta il nostro spirito questa sera, si misero in cammino verso Gerusalemme per ricostruire la casa del Signore. Coinvolge quelli che Dio aveva destato lo spirito, senza fermarsi sotto la potente mano di Dio. Gloria sia resa al Signore. Infatti, quando noi ci muoviamo, sentiamo la mano di Dio che ci accompagna. Quando noi stiamo fermi, ci sentiamo come degli sbandati. Quest'uomo, nel capitolo 7, testimonia di una storia bellissima che serve a noi. Questo Esdra veniva da Babilonia, era uno scriba esperto nella legge di Mosè, data dal Signore, Dio di Israele. Siccome la mano del Signore, suo Dio, era su di lui, il re gli concesse tutto quello che domandò. Esdra capitolo 7, verso 6. Aiutaci, Signore. Siccome la mano del Signore, perché la mano del Signore accompagnava quest'uomo? Perché le sue mani si erano messe all'opera. Quando noi ci mettiamo all'opera, quando le nostre mani collaborano con Dio, la mano del Signore collabora con noi, con lo stesso impegno di Neemia e le mura. Per le mura il re gli concesse, ma lui non si fermò. Era su lui, leggiamo questo verso. Se noi ci muoviamo, Dio ci apre le porte. Abbiamo cantato insieme quel primo canto che dice: Dio aprirà una via. Se noi camminiamo, Dio ci apre la via. Se noi stiamo fermi, perché deve aprire la via il Signore? Esdra veniva da Babilonia, era uno scriba esperto nella legge di Mosè, data dal Signore Dio di Israele. Siccome la mano del Signore suo Dio era su di lui, il re gli concesse tutto quello che domandò. Con lo stesso impegno di Neemia per le mura, il re gli concesse, ma lui non si fermò. Man mano che lui continuava ogni giorno perseverando, troviamo che lui riferisce sempre che in ogni circostanza che si trova, man mano che cammina, vede la mano del Signore con sé. Nel verso 9, leggiamolo insieme. È meraviglioso. Quando noi camminiamo col Signore, vediamo la mano del Signore. Molti credenti che non servono il Signore non hanno sperimentato la differenza che passa tra essere credenti o essere servi del Signore. Infatti, aveva fissato la partenza da Babilonia per il primo giorno del primo mese e arrivò a Gerusalemme il primo giorno del quinto mese.
quattro mesi, assistito dalla benefica mano del suo Dio. Ho detto, molti credenti non hanno sperimentato credere nel Signore, andare e venire alla Chiesa e servire il Signore. Servire il Signore è un altro livello. Si vive nel livello dei miracoli perché Dio non ti può lasciare per strada. Quante volte abbiamo udito miracoli di missionari. Noi abbiamo le officine qui a quattro passi, dovunque ci muoviamo, prendiamo il telefono, mi viene a rimorchiare, mi viene a prendere. Ma nelle giungle quanti missionari che erano, non esistevano officine, ma molte volte abbiamo sentito che quando si trovavano nelle circostanze avverse, mettevano le mani sopra la macchina, pregavano il Signore, mettevano in moto e la macchina partiva. Perché quando noi siamo all'opera con Dio, la mano di Dio ci accompagna. Quello che è importante è che noi dobbiamo essere all'opera. Noi dobbiamo usare le nostre mani per Dio e Dio usa la sua mano sopra di noi. Non ci molla, non ci lascia. Nel verso 28 continua ancora. Che bello incoraggiamento questa sera che abbiamo dal Signore e che mi ha procurato la benevolenza del Re, dei suoi consiglieri e di tutti i suoi potenti capi. Io, fortificato dalla mano del Signore, del mio Dio, che era su di me, radunai i capi di Israele perché partissero con me. Alleluia, gloria al Signore. Che cosa faceva mentre si trovava lì? Andava a trovare i capi che dovevano predisporre, i ministri che dovevano predisporre, chi gli doveva firmare le carte per passare da un paese all'altro, chi doveva firmare le carte perché dove passavano dovevano sostenerli perché il re poi pagava per tutto il viaggio e poi non si fermò ancora. Prima andò a pianificare attraverso i ministri del re tutto quello che aveva bisogno. Ci volevano dei certificati per passare da una nazione all'altra, da un posto all'altro, perché sennò le avrebbero fatti fuori. Avevano bisogno di essere nutriti e quelli del posto li dovevano dar da mangiare perché il re era garante che pagava per loro. Ma dopo aver fatto questo, andò dai capi di Israele per dire: «Uè, mettiamoci insieme, muoviamoci». Perché qua la mano di Dio la vedo all'opera su di me, man mano che io mi muovo, trovo che tutti sono d'accordo nel darmi quello che chiedo. Questa è la mano potente di Dio che lui vedeva quando si muoveva. E perciò in questo verso, leggiamolo un'altra volta, che mi ha procurato la benevolenza del re, uno, dei suoi consiglieri, e di tutti i suoi potenti capi, io fortificato dalla mano del Signore, del mio Dio che era su di me, radunai i capi di Israele perché partissero con me. Oh, gloria sia resa al Signore. E man mano non si fermava perché aveva bisogno di altre cose. Nel capitolo 8, verso 18, è importante, sorella, quando tu ti metti all'opera, la mano del Signore la senti sopra di te. Siccome la benefica mano del nostro Dio era su di noi, ci condussero Serebia, uomo intelligente, dei figli di Mali, figlio di Levi, figlio di Israele, e con lui i suoi figli e i suoi fratelli in numero di 18, cioè una categoria selezionata di una intelligenza per portare avanti alcuni compiti che si dovevano sviluppare mentre loro camminavano per fare le cose. Come dire, abbiamo bisogno degli ingegneri, ecco gli ingegneri, abbiamo bisogno degli informatici, ecco gli informatici, abbiamo bisogno dei computer e abbiamo trovato chi ce li dà.
Signore, grazie. La mano del Signore si muove quando noi ci muoviamo. Esdra si muoveva, Dio si muoveva. Neemia si muoveva, Dio si muoveva. Ester si muoveva, Dio si muoveva. Alleluia. Quando tu ti muovi, Dio si muove. Se stai ferma e fai Signore, Signore, ti viene la debolezza addosso e non ti passa la voglia di fare tutto. Nel verso 22 del capitolo 8 leggiamolo un'altra volta. Infatti mi vergognavo di chiedere al re una scorta armata e dei cavalieri per difendere lungo il cammino dal nemico. Poiché avevamo detto al re, la mano del nostro Dio assiste tutti quelli che lo cercano, ma la sua potenza e la sua ira sono contro tutti quelli che lo abbandonano. Anche qui vediamo un grande uomo di fede che cammina. Il re gli aveva detto, guarda che se vuoi ti mando dei soldati, che non sia mai per la strada ci può essere che qualcuno si avventa. E lui esercita la fede davanti al re. No, signor re, no, signor Assuero, perché noi abbiamo Dio che ci protegge. Non ti scomodare. E poi aveva detto la parola e si sentiva che doveva mantenere la parola. Non poteva dire, ma forse è buono che mi mandi qualcuno. Dovette sostenere ciò che aveva detto. Noi siamo padroni della parola prima che la diciamo. Dopo che l'abbiamo detta, siamo schiavi della parola. E in questa circostanza fu proprio così. Egli aveva detto, poi ci rifletté, ma io potevo chiedere una cinquantina di soldati, me li mandava, perché non li ho chiesti, però proprio per essere fedele alla parola che aveva pronunciato, continuò a confidare nel Signore. Confidiamo nel Signore, gloria a Dio. Guardiamo il verso 31, bellissimo questo. Noi ci dobbiamo imboccare le maniche, sorella. Poi partimmo dal fiume Avava il dodicesimo giorno del primo mese per andare a Gerusalemme e non ebbero difficoltà. E guarda qua, Dio premia la sua fede. La mano di Dio fu su di noi e ci liberò dal nemico e da ogni insidia durante il viaggio. Vedi, quando noi ci muoviamo, vediamo la mano di Dio all'opera. Quando le nostre mani operano per Lui e con Lui, la sua mano è sopra di noi. Alleluia. Riguardo al grande risveglio che noi aspettiamo, c'è un verso che ci incoraggia, perché il risveglio non lo dobbiamo fare noi. Lo deve fare Dio, ma noi dobbiamo parlare. Guardiamo in Ezechiele 37,1. Dice così, la mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi trasportò mediante lo Spirito e mi depose in mezzo ad una valle piena di ossa. Alleluia, gloria al Signore, importante questo. Quando la mano del Signore è sopra di noi. Tu sai questa storia di questa valle di ossa? Dio aveva detto, tutte queste ossa sono il mio popolo, che spiritualmente era morto. Ma quando la mano del Signore si posò sopra Ezechiele, ci manca il tempo da leggere tutto il resto, quando la mano del Signore si posò sopra Ezechiele, Ezechiele doveva fare qualcosa. Ezechiele doveva parlare sotto ordine di Dio. Profetizza, di
Spirito, vieni dai quattro venti. E tutto si cominciò a muovere. Il risveglio il Signore lo fa, ma noi credenti abbiamo un qualcosa da muoverci. Dobbiamo proclamare ciò che Dio ci dice. Noi non dobbiamo fare niente, lo deve fare Lui, ma noi dobbiamo fare ciò che dobbiamo fare noi. E così Ezechiele, quando la mano del Signore era su di lui, lui predisposto per ubbidire a Dio, proferiva ciò che diceva Dio. Lui parlava e le cose accadevano. Il risveglio, fratello, sorella, non lo dobbiamo fare noi, ma come Ester, come Mardocheo, come Neemia, come Esdra. Dio, la sua potente mano era con loro, ma loro erano con Dio, presenti nel processo di risveglio che ci doveva essere. Dio ti sta invitando questa sera. E dove sei tu? Il posto che sei tu? Dio si aspetta che tu faccia la tua parte, perché non sei lì per sbaglio, non sei lì per caso. Se tu sei un credente, se sei una credente, dove sei? Nella casa dove ti trovi, nel posto di lavoro dove sei. Se hai cercato e cerchi Dio, non ci sei per caso. Mi ricordo quando facevo l'autostop, che dovevo andare a qualche parte, la mia preghiera, fin dall'infanzia della mia vita cristiana, chiedevo al Signore non di far fermare qualche autista per darmi il passaggio per arrivare prima. Pregavo il Signore che mi avesse dato l'opportunità di avere un autista che si fermava per potergli parlare del Signore e portarlo a Cristo. Se tu desideri vedere la gloria di Dio, la mano del Signore è su di te, però muoviti in fede ed Egli opererà e vedrai come il Signore opera in un modo speciale. Questa sera il Signore ci ha fatto comprendere di non fare Signore, Signore, perché abbiamo visto delle persone che in prima persona erano in prima fila, coinvolgevano gli altri, ma loro non si tiravano mai indietro, perché servire il Signore vuol dire questo. Non andiamo a servire il Signore nel cielo, perché non ha bisogno di noi. Dio ha bisogno che noi ci muoviamo per il regno di Dio qui, al passo che Lui vuole, e Lui ci aiuta e ci mantiene sotto la protezione della sua mano, ci unge con la sua mano e ci porta avanti. La mano è figurativa, ma è Dio stesso. Come Gesù ha detto, io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. A Dio sia la gloria. Noi ci dobbiamo mettere all'opera, perché realmente le mura sono rovinate, perché veramente il Tempio deve essere costruito. Ma sai da dove parte il Tempio della costruzione? Parte dal nostro cuore, perché noi personalmente siamo il Tempio di Dio, dove Dio deve manifestarsi dentro di noi ed allargare il raggio dovunque possiamo arrivare ogni giorno, perché Dio ci ha dato tante promesse di risveglio e noi lo dobbiamo vedere. Se lo vogliamo vedere, ci dobbiamo muovere. Se non lo vogliamo vedere, Dio lo fa lo stesso, come Mardocheo disse ma noi perdiamo l'occasione di servire Dio. Noi non dobbiamo perdere neppure un'occasione. Sì, sì, mi ricordo quando ho cominciato a mandare messaggini e poi abbiamo accumulato 30.000 numeri di cellulare. Ogni messaggino che mandavo, mentre stavo seduto, che faceva freddo, dice: oh, questo arriva, Signore, fa che questo messaggino possa parlare al cuore di chi lo riceve. Adesso che vibra nella tasca di questa persona
che lo legga, Signore, che parli al proprio cuore. Dobbiamo essere fedeli nelle piccole cose, Dio ci affida le grandi. Alleluia. Vogliamo ringraziare il Signore. Oh, se no, prima di ringraziare il Signore, cantiamo il canto 593, cantiamolo col cuore. Signore, fammi più fedele. Cominciamo ad essere fedeli, ma non fedele che stiamo imprigionati, no, fedeli a ciò che il Signore ci mette nel cuore di essere operativi. Cantiamolo insieme questo bel canto. Vogliamo pregare insieme? Preghiamo. Chiudi gli occhi, apri il cuore, diciamo insieme: Signore, fammi più fedele, fammi cominciare a fare quelle piccole cose che tu metti nel mio cuore, ed avanzare senza fermarmi, perché desidero che tu operi non solo nella mia vita, ma attraverso la mia vita. Signore, ascolta questa preghiera della sorella, del fratello, che si concretizzi e che cominci a vedere quanto tu sei grande. Signore, noi non abbiamo quello spessore come Ester, quella figliola che era pronta a morire per il suo popolo. Signore, siamo un po' lontani da una decisione di questo genere, ma facci riprendere a seguire te, Gesù, passo dopo passo, sì, perché può arrivare anche che cambiano le cose da quelle che sono le leggi attuali come si girano ed abbiamo la persecuzione e come la mettiamo se non ci siamo fortificati in te. Signore, parla ai nostri cuori, facci fare il massimo che possiamo ogni giorno prima che sia troppo tardi. Te lo chiediamo insieme, oh Dio, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Prendi nota dove abbiamo letto, così vai a leggere quei versi che ti hanno parlato. Ricostruiamo le mura di Gerusalemme, Neemia 2,17, Matteo 7,24, Neemia 2,18, Neemia 1,5, Atti 2,17-18, Neemia 2,20, Giacomo 2,17, Neemia 1,3-5, Neemia 1,11, Ester 4,13-14, 4,16, Primo Pietro 2,9, Matteo 28,19, Esdra 1,2-1,5-7,6-7,9-7,28, 8,18-8,22-8,31, Ezechiele 37,1. Benedetto sia il Signore. Condividi questo messaggio. Dovunque lo puoi mandare. Sii un portatore del messaggio del Vangelo, una portatrice
allarga il raggio, perché il Signore vuole che noi raggiungiamo ogni creatura. Dove Dio ti ha messo? Hai un circuito di persone che sono intorno a te. Non perdere l'occasione di portare la parola del Signore, perché la parola del Signore che ha cambiato il tuo cuore ha il potere di cambiare tutti. Il Signore cambia i nostri cuori attraverso la sua parola, perché la parola di Dio fecondata dallo Spirito Santo porta vita eterna, vita nuova. Fallo, il Signore è contento di te quando tu lo fai. Dio ti benedica tanto tanto per tutta la collaborazione che hai verso Parole di Vita, per l'aiuto che ci dai, per la preghiera, per come tu ti senti incoraggiato, di come il Signore ti incoraggia, come ci facciamo compagnia, come volano le ore a volte quando stiamo insieme, perché realmente il Signore ci ha dato un messaggio da portare, un messaggio che nutre, che parla e che ci fa crescere nella fede. Dio ti benedica, ci vediamo, Dio piacendo, domani mattina alle 10:30 per la solita visita pastorale. Pace e buonanotte.